Ciao amici, sapete che il colesterolo alto è tra i principali fattori di rischio di malattie cardiovascolari? Sto parlando del colesterolo cattivo o LDL, responsabile del restringimento delle arterie, causato da un'alimentazione ricca di carboidrati raffinati e grassi saturi. Ho appena pubblicato sul mio sito un approfondimento sul colesterolo, link in descrizione. Ma c'è una buona notizia, mangiare mele abbasserebbe i livelli di colesterolo. Aveva ragione mia nonna, una mela al giorno toglie il medico di torno, anzi il colesterolo. Sì, è quanto emerge da una ricerca pubblicata sull'American Journal of Clinical Nutrition, condotta da un ente altoatesino con anche la collaborazione dell'Università di Trento. Solo che le mele da mangiare al giorno per levare il colesterolo di torno sono due. Vado subito ad avvisare tutti i parenti per le prossime generazioni. Mentre li avvisi, vediamo insieme come le mele possono abbassare i livelli di colesterolo. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. La ricerca si è concentrata sui benefici di una varietà di mele del Trentino, le renette. Cosa differenzia questa varietà di mele dalle altre? Eccellenza italiana di origine protetta, dalla polpa morbida e profumata, la renetta è più ricca di fibre e proantocianidine, molecole attive nella lotta al colesterolo. Sarebbero proprio le fibre e le proantocianidine ad abbassare il colesterolo. Infatti, bere succo di mela privo di queste sostanze non dà gli stessi benefici. Insomma, con il colesterolo non è solo questione di integrare nella dieta alimenti sani, ma anche ricchi di fibre e antiossidanti specifici. Meglio mangiare direttamente le mele, sbucciate o non, che bere succo di mela, dato che nel processo di spremitura si perde la maggior parte delle fibre. Questo è importante e non va dimenticato. Per oggi è tutto, amici. Avete visto come elevare il colesterolo di torno con due mele al giorno? Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di salute naturale, cliccate su abbonati al canale. L'alimentazione è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.